Nella prima azione d'attacco, la Dinamo vuole attaccare subito Luis Scola. Coach Bialajuski parte con il doppio lungo, ma mette Biliga su Ivans. Il centro croato segna subito 2 punti. Il coach dell'Olimpia decide di cambiare subito le marcature, mettendo Scola su Ivans, ma la Dinamo legge bene la situazione e va ad attaccare l'argentino ancora uno contro uno fronte. Ci sono poi molte azioni interessanti dal punto di vista tecnico. La prima che andiamo a vedere è un'azione di Vlado Mizov sul pick and roll che fa contenimento, ovvero che non è aggressivo, ma mantiene un atteggiamento in area, cercando di contenere la penetrazione. Una delle bravure dei giocatori come Mizov è quello di tenere il palleggio vivo, usando il proprio corpo per tenere dietro l'avversario e crearsi poi la separazione per il tiro, fatto alla perfezione. La seconda azione è un gesto tecnico di grande controllo per un lungo, ovvero Bilan che rolla verso canestro. La maggior parte dei lunghi commetterebbe sfondamento o infrazione di passi, con la difesa di Milano che si chiude completamente in area. Il centro croato, invece, è bravissimo a mantenere la posizione e ribaltare il lato per la tripla di Pierre. Ci sono un paio di errori che costano cari alla Dinamo nel primo tempo, nell'ultimo minuto di gioco. L'Olimpia piazza un parziale di 7-0 per il 42-35. Nedovic mette la bomba del 40-35 dopo che Gerres era rimasto a terra dall'altra parte dopo la penetrazione. La Dinamo non è in bonus, ovvero può fermare l'azione senza mandare gli avversari in lunetta, ma nessuno riesce a fare fallo e Milano riesce a trovare l'uomo completamente solo per i 3 punti. Stesso discorso per il tiro di Shelvin Mack allo scadere. Da regolamento è buonissimo, vedete, quando si accende la luce rossa della fine, la palla ha già lasciato le mani della guardia statunitense. Il canestro è buonissimo, ma l'errore è di Lorenzo Bucarelli, come vi avevamo già detto nelle altre puntate, non va a tagliare fuori il diretto avversario, ma guarda la palla andando verso canestro. Il rimbalzo è lungo e Mac può segnare. Adesso parliamo di post basso, ovvero di azioni spalle a canestro. Vediamo delle situazioni in cui Milano decide di difendere uno contro Miro Bilan, ma la varietà di movimenti, la tecnica e la forza del centro croato permettono al numero 2 del banco di trovare sempre la via del canestro e mettere in grande difficoltà i lunghi di Milano. Allora l'Olimpia cambia difesa e va a raddoppiare il post basso del croato. Nel primo caso Rodriguez raddoppia dal lato forte, ovvero il lato più vicino alla palla, ma Bilan è bravissimo a far viaggiare subito il pallone per Spissu. Della Valle è in ritardo nelle rotazioni, 3 punti realizzati dal mancino sassarese. Stesso discorso sul 75-70, quando il croato rientra in partita. Palla subito in post basso, raddoppio, gli chiudono il centro con la sua mano preferita, dove aveva segnato in precedenza, ma Miro è bravissimo a servire Pierre sul lato debole, opposto a dove è partita l'azione, con il canadese che segna la bomba del meno 2. Situazione invece di Pierre spalle a canestro. Nella prima fa uscire subito la palla dal raddoppio e nonostante il non perfetto passaggio, Ivans con uno schiaffetto e Vitali con la finta riescono a completare l'azione con 3 punti. Il difensore di Milano, però, sul recupero, ovvero nel close out, non deve mai saltare e permettere a Vitali di fintare e tirare da solo. Nell'altra azione che vi proponiamo, uno dei pochi errori di spaziatura dell'attacco della Dinamo. Quando Pierre viene raddoppiato in post basso, ci sono 4 giocatori sulla stessa linea della palla, con Ivans e McLean dentro l'area e Gerrels in angolo. Il canadese non ha angoli di passaggio e cerca un improbabile assist a McLean, ma l'errore è di squadra. Passiamo adesso di falli sul tiro, dove poi viene generato il fallo tecnico costato a Gianmarco Pozzecco, che prima viene richiamato da regolamento, poi subisce la violazione per le reiterate proteste. Il tutto nasce dal tiro da 3 punti di Spissu che non viene sanzionato con il tiro libero aggiuntivo, mentre dall'altra parte Della Valle subisce fallo sul suo tiro da 3 punti che gli vale 3 tiri liberi. Nelle prossime puntate vi parleremo ancora più diffusamente di cilindro, ovvero della corretta posizione che devono tenere sia il difensore che l'attaccante, senza invadere lo spazio altrui.
Quando rilascia il tiro, Della Valle è completamente nel suo cilindro, perfettamente in asse, ma poco dopo apre la gamba destra che finisce a contatto con Ivans. L'arbitro decide per il fallo del numero 11 della Dinamo. Cosa che non succede nel secondo tempo, quando Della Valle fa l'arresto e tiro, pensando prima a dove ricadere che al suo tiro che esce malissimo. In questo caso l'arbitro non chiama fallo, ma non ammonisce neanche Della Valle per il tentativo di flopping, ovvero finta di subire fallo, simulazione. Da punti dell'Olimpia che batte Sassari e dà un segnale preciso al campionato. Poi tensione fra Rodriguez e Gerrels. Al ciaccio non va bene che Gerrels sia andato a cercare il canestro a partita finita. Gli ultimi secondi di gioco vanno chiariti a rigor di logica morale del basket e di regole non scritte. Una partita che ha un grande scarto di punteggio o non ha implicazioni di differenza canestro fa sì che Gerrels non vada a cercare canestro sull'ultima azione. Ma in ottica Coppa Italia o in ottica girone di ritorno le differenze contano e perdere di 11 o 9 punti potrebbe cambiare in futuro. Quindi, secondo noi, la reazione di Rodriguez è sbagliata per due motivi. Il primo, per ciò che vi abbiamo detto sopra, quando Rodriguez va ad arrabbiarsi con Gerrels per aver tirato. Il secondo è che quando mancano pochi attimi alla fine e lui stesso ha la palla in mano, decide di accelerare e dare l'assist a Mizzo per il tiro da 3 punti. Se avesse seguito la regola del non tiro sull'ultimo possesso, avrebbe dovuto lui per primo morire con la palla in mano.